Chiuse le liste, iniziano i comizi Giorgia Meloni ad Ancona, mentre imperversa la bufera per la pubblicazione del video dello stupro. Piattaforma per la Crimea, vertice in videoconferenza per riportare la penisola affacciata sul Mar Nero sotto il controllo ucraino e fare pressione su Mosca. Allarme siccità in Europa è la peggiore degli ultimi 500 anni, condizioni critiche per il 47% del territorio. Chiuse le liste, la campagna elettorale entra nel vivo. Quella di Giorgia Meloni inizia ad Ancona, simbolo del successo del centrodestra alle ultime regionali. Se i supporter l'acclamano, il mondo le spara addosso. Dall'Italia ai media internazionali finisce in pasto per la pubblicazione del video dello stupro di Piacenza. Un video offuscato nelle immagini ma non nel suono, che riprende una donna violentata da un richiedente asilo. Per la pubblicazione di quel video, oscurato dai social, Giorgia Meloni non si scusa. Fa discutere anche il materiale elettorale di Fratelli d'Italia, dove obesità e disturbi alimentari sono definite devianze. Giorgia Meloni è la prima in lista nelle polemiche del giorno, posto da sempre occupato a chi è primo nei sondaggi. Piattaforma per la Crimea, parte seconda. Zelensky riunisce a Kiev, virtualmente no, decine di capi di Stato e di governo per ribadire il sostegno alla riconquista della Crimea, territorio invaso ed annesso nel 2014 dalla Federazione Russa. Tutto è nato con la Crimea e finirà con la Crimea, dice Zelensky. Lo penso al 100%. Vinceremo sul terrore, torneremo alla sicurezza nella nostra regione, in Europa, nel mondo intero. È necessario vincere nella lotta contro l'invasione russa, è necessario liberare la Crimea dall'occupazione. Uno dei più fedeli sostenitori della causa è stato il presidente polacco Andrzej Duda, che ha sfidato il timore di attacchi e si è recato di persona a Kiev. Siamo con voi, dice la presidente della Commissione europea. Non riconosceremo mai l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa. Siamo molto preoccupati per la violazione dei diritti umani in Crimea, le sparizioni, la tortura, gli omicidi, la persecuzione dei tatari. Dobbiamo sostenere l'Ucraina a lungo termine, dice il segretario generale della NATO, cosicché l'Ucraina possa avere la meglio come nazione sovrana indipendente. Un'Ucraina forte, stabile e indipendente è essenziale per la sicurezza euroatlantica. Parole chiare anche dal premier italiano Mario Draghi, secondo il quale la lotta per la Crimea fa parte della lotta per la liberazione dell'Ucraina. Il Lac de Brenais, Lac de Chaix-Exon per i francesi, situato al confine tra Svizzera e Francia, è un esempio della grave siccità che ha colpito l'Europa. Apparso oltre 12.000 anni fa nel massiccio subalpino del Giura, era profondo circa 18 metri, ma quest'estate è quasi del tutto scomparso. Secondo gli esperti del centro di ricerca della Commissione europea, è la peggiore siccità da almeno 500 anni. L'ultimo bollettino sul monitoraggio delle colture evidenzia che le condizioni climatiche, eccezionalmente calde e secche in gran parte d'Europa, continuano a ridurre sostanzialmente le prospettive di resa per le colture estive. Secondo gli esperti della Commissione, fino a novembre il clima rimarrà più caldo e più secco del solito nel Mediterraneo occidentale. L'attuale siccità sembra essere la peggiore da almeno 500 anni. Ma la siccità non danneggia solo i raccolti, sono numerose le città e i villaggi europei, come Le Bouchées Saint-Nicolas nel sud-est della Francia, che hanno difficoltà a rifornirsi di acqua e per questo devono fare affidamento sulle consegne giornaliere con le autocisterne. Una mattina non c'era acqua corrente, per i nostri ospiti dell'albergo e del bar abbiamo dovuto usare acqua in bottiglia. Il basso livello d'acqua di laghi e fiumi sta causando seri problemi ambientali, in primis la mortalità dei pesci, e impedendo i trasporti fluviali. Anche le foreste e i campi subiscono le conseguenze del caldo anomalo e della siccità. Gli incendi sono sempre più frequenti e violenti. Secondo l'Osservatorio europeo, il 47% del territorio versa in condizioni di siccità critiche, il 17% in condizioni estremamente critiche. Non sono ancora state chiarite le cause dell'enorme moria di pesci nel fiume Oder, al confine tra Germania e Polonia, ma le ipotesi al vaglio delle autorità sono diverse.
Le immagini satellitari hanno rilevato un aumento della concentrazione di clorofilla nel fiume con fioritura di alghe, che a sua volta può causare carenza di ossigeno. Riscontrato anche un alto livello di salinità, probabilmente causato dalle alte temperature e dalla siccità con il conseguente abbassamento del livello dell'acqua. Lo scontro tra Germania e Polonia resta acceso. Domenica, la ministra dell'ambiente polacca, Anna Moskwa, ha parlato di fake news provenienti dalla Germania, riferendosi alla segnalazione da parte del Ministero dell'Ambiente del Brandeburgo di alti livelli di pesticidi nell'acqua del tratto polacco dell'Oder. Ci sono diverse sostanze organiche e inorganiche che potrebbero essere responsabili. Sembra davvero un cocktail chimico. Secondo quanto riscontrato fino a questo momento, nessuna di queste sostanze da sola ha portato alla morte dei pesci. Finora sono state rimosse dal fiume quasi 200 tonnellate di pesci morti, trovati a partire da fine luglio prima sulle sponde polacche, successivamente su quelle della Germania. Le autorità tedesche hanno accusato Varsavia di averle avvisate troppo tardi, rendendo più difficoltoso indagare sulle cause del disastro ambientale. Germano Mancini, 50 anni, è il primo italiano deceduto dopo essere stato affetto da vaiolo delle scimmie. L'uomo originario di Pescara era comandante dei carabinieri in Veneto e si trovava a Cuba per turismo dal 15 agosto scorso. Il paziente era in condizioni critiche instabili dal 18 agosto, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Salute cubano in un comunicato. L'autopsia indica che la morte è stata causata da sepsi dovuta a broncopolmonite e danni a più organi. Dopo le analisi, il Ministero ha escluso altre patologie infettive nel paziente, che alloggiava in una casa in affitto e aveva visitato diverse località nell'ovest del paese. Intanto si registrano casi in aumento in molti paesi. La commissaria alla salute dello Stato di New York, Mary Bassett, ha affermato che lo Stato inizierà ad utilizzare una dose più piccola del vaccino contro il vaiolo delle scimmie per aumentare la fornitura. La scorsa settimana il governo federale aveva incoraggiato gli Stati a somministrare alle persone un quinto della dose abituale appena sotto la pelle, invece di una fiala piena. Continuano i problemi per Heathrow, il più grande aeroporto del Regno Unito, dopo che la compagnia di bandiera British Airways ha annunciato il taglio di 10.000 voli a corto raggio tra la fine di ottobre e il marzo del prossimo anno. Una decisione, spiegano dalla compagnia aerea, volta a ridurre i disagi causati dalla carenza di personale nello scalo londinese. Le condizioni meteo incentivano l'immigrazione clandestina nel Canale della Manica. Nelle ultime ore circa 1.300 persone sono arrivate nel Regno Unito su 27 barche provenienti dalla Francia, il numero più alto dal 2018. Tra i migranti c'erano numerosi neonati e bambini. Secondo i dati forniti dal Ministero della Difesa britannico, oltre 22.600 persone sono entrate nello stesso modo quest'anno. Sei mesi di guerra hanno sconvolto le vite di milioni di ucraini. Denis Zupnik, 34 anni, era un popolare presentatore e intrattenitore radiofonico e televisivo. Ora per sbarcare il lunario fa il tassista. Come la sua, anche la carriera di Alexei Busco è stata sconvolta. Da ballerino di danza classica è diventato muratore. Tra una corsa e l'altra, il neoautista di Uber non nasconde di guardare al passato con tristezza. Sono triste per quello che è successo, sono triste per il mio paese in generale e per il fatto che intere famiglie siano state distrutte, tanti destini sono stati distrutti. Le carriere che le persone hanno costruito in anni di lavoro sono state annientate. Le persone finiscono per cancellare le loro vite e fanno altro solo perché costrette. Anche Nikita Primenko ha dovuto cambiare vita. Dal lavoro come cameraman per grandi produzioni è passato alla riparazione di motociclette in un garage. Il biologo Yegen Yelpitiforov lavora come giardiniere e conserva le chiavi di casa dei suoi amici e conoscenti che hanno dovuto lasciare la capitale ucraina. Se fossi nei panni di queste persone, di coloro che mi hanno chiesto di tenere le chiavi, in una condizione normale probabilmente non penserei di pagare per questo favore. Tutte le chiavi che custodisco sono di persone che conosco, sono gli appartamenti dei miei amici. Questi sono solo alcuni dei volti dei milioni di ucraini a cui la guerra ha stravolto la vita.
una guerra che sembra non avere fine nel breve periodo.